Ho sempre saputo che il denaro non fa la felicità, ma questo non c'entra nulla. Era quello che dicono, stessi dicendo prima che... Quello che sto per dire è che la morte ce la si può aspettare, ma quando viene non si è mai pronti. Ricordo gli chiesi se potevo stare qualche ora da solo prima che fosse tornata, oppure se volesse assistermi lei fissandomi sul collo prima di morire. Mi chiese se avessi paura, io gli dissi di sì, che ero triste, perché non me l'aspettavo che si sarebbe presentata senza un perché. Mi sentivo bene, ero tutto sommato sereno. Qualche istante prima diciamo che non ci pensavo, come in genere si fa quando tutto scorre liscio. Se ne andò gentilmente, promettendomi di tornare presto, durante o dopo il coma. Gli dissi che me la sarei cavata. Non era ora, non è ora, non è ora, sentivo dirmi da qualche parte. La morte vicina mi diceva: chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. Poi il sonno si infilò in un tubo in gola. Non so se sorrisi quando vidi il paradiso, o tanto soffersi per il troppo dolore di dover lasciare la terra. Non mi faceva male niente, ero contento, in fin dei conti, che mi fosse venuta a fare visita, oppure già cominciavo a pensare di salutare qualcuno, forse no. Non so praticamente, credo che ormai fosse tutto fatto. Vedevo tutto apparecchiato, c'era l'altare bianco di rose bianche, ma non so da quale labirinto tornò quella voce che disse: non è ora, non è ora. Dimentica, cancella. Domani torni giù. La mente cancellò, tornò bambina e non mi preoccupai più di questioni urgenti, né di amore né di lavoro. Non pensai più di lasciare al mondo qualcosa di me. Volli salutare la famiglia, ma già non la conoscevo più. Chissà cosa avranno pensato o avuto da fare, eppure tutte quelle ore ad attendere per sapere se ce l'avrei fatta a mantenermi vivo o morto. Non so, perché avrei voluto preparare quel discorso, ma non sapevo cosa dire e a chi. Forse, come è giusto, l'avevo dimenticato, del resto ero in coma, e in quelle condizioni non si ha molta voglia di dire con quel coso infilzato nella gola, ma tutti pregavano che dicessi almeno una parola. Volli soltanto lacrimare, non so se fosse vero pianto o volontà di respirare sino alla fine, o solo almeno rantolare, perché altrimenti, anche se dato per morto, non mi avevano portato invano all'ospedale. Avrei voluto da tempo licenziarmi, ma mi dissero che il posto da tecnico di radiologia non c'era più, ma in rianimazione sì, c'era, e perché non sfruttarlo sino almeno ad avvenuta e certificata morte. Ma la sorte volle che si presentò mia cugina giovane morta, che non riconosceva i volti. Mi chiese subito chi fossi e che ci facessi lì. Io non la riconobbi subito e gli dissi: che ci fai tu in paradiso con tutte queste rose? Lei mi disse, riconoscendo la voce, che il Signore gli aveva detto di coltivarle e donarle a chi in astanteria sarebbe dovuto poi entrare nel regno dei cieli. Nei cieli? Ma perché? Sono in paradiso, chiesi. Rispose: non sei in paradiso, sei in astanteria, ma non per quello, non è ora, non è ora. Vai, dimentica, ora è certo, domani tornerai giù, preparati, sarai come andare all'inferno, sarai un dono del paradiso per la terra. Scoprì che la sua era quella voce che mi ripeteva che non è ora, non è ora, ma adesso si era fatta un po' più accorata, ora smetto d'improvviso come...
come improvviso fu il risveglio e talmente lacerante che mi ferì dappertutto, polsi e piedi, dicono seppur legato, che a forza di divincolarmi ero quasi caduto dal letto. Basta con questo insolito delirio della verità. Buonanotte. Non riprenderò più questo racconto, si sa già come è andato a finire. Sono diventato un nuovo artista, poeta, che è divenuto folle d'amore passionale per le sorti del martoriato umano mondo. Un giorno lo riprenderò, tra 15 anni, quando non avrò forse alternativa. Scriverò un libro da adulto, pronto a un'altra avventura. Sì, un'altra avventura di morte. Mi auguro la definitiva. Enumererò umile con le dita i valori veri della vita.